Per il concerto di fine anno in Piazza Salotta Pescara, il comune punta sulla simpatia del cabarettista pescarese Marco Papa e sui virtuosismi al pianoforte del cantante Matteo Rizzi, in arte Matthew Lee. Sempre sul palco, allestito in Piazza Salotto, la sera del 1° gennaio, riflettori puntati sul gruppo degli Stadio. Ad annunciarlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, il quale ha sottolineato che per tutti gli eventi l'amministrazione comunale ha investito circa 350.000 euro. La vera grande scommessa di quest'anno è, al posto della pista di pattinaggio, l'installazione, come potete vedere alle mie spalle, del Dome Theater, un vero e proprio teatro a cielo aperto che sarà per una prima parte dedicato ad eventi, invece per una seconda parte dedicato ai bambini. Infatti dal 21 di dicembre avremo al suo interno un vero e proprio fantabosco. Curati dalla società ACS di Teramo, aggiudicataria del bando comunale per 150.000 euro, saranno realizzati 10 concerti, 40 spettacoli per bambini ed adulti, 6 tipologie di laboratori creativi e poi ancora 40 ore di animazione. Il clou nelle serate tra il 31 e il 1 di gennaio. Sì, abbiamo già, come detto prima, abbiamo provveduto ad organizzare, a far partire la macchina organizzativa, abbiamo lavorato sodo, è già tutto organizzato. Il 31 avremo l'introduzione della serata di Marco Papa e Billy Bros insieme a Milo Vallone, a seguire un pianista emergente che attualmente sta collaborando con Fiorello, Matthew Lee e la sua Big Band, uno spettacolo che consiglio a tutti davvero di vedere, potete già vedere sui canali YouTube o sui social, è un artista di grandissimo spessore. Mentre invece l'1 avremo Made in Sud, il programma comico che passa sulle reti nazionali, e a seguire avremo il concerto degli Stadio.